Non credere agli UFO e alla presenza di altri esseri viventi è peccato. Fu quanto dichiarò a suo tempo Monsignor Corrado Balducci, portavoce del Vaticano, nonché teologo, ufologo, demonologo ed esorcista, il quale aggiunse che la esistenza di questi esseri c'è. Della stessa idea è l'attuale direttore della Specola Vaticana, il centro astronomico della Santa Sede, padre Guy Consolomagno, secondo cui l'idea che nello spazio ci siano altre forme di vita intelligenti non è assolutamente in contrasto con il pensiero tradizionale cristiano. Peccato che nel 1600 la Chiesa Cattolica condannò a rogo Giordano Bruno per aver affermato praticamente la stessa cosa. Insomma, al Vaticano qualcosa sembra muoversi nella direzione ufologica, tanto da aver costretto Papa Francesco a dire: se domani venisse una spedizione di marziani e alcuni di loro venissero da noi e uno mi dice ma io voglio il battesimo, cosa accaderebbe? Che sia arrivato il tempo di una epocale rivoluzione ai vertici della Chiesa Cattolica, questo solo il tempo potrà dircelo. Per questa puntata è tutto, al prossimo episodio su Deep News, le notizie nel profondo.